Radio Radicale, il 24 dicembre è scomparso Vittorio Adorni, che è stato uno dei più grossi ciclisti italiani negli anni 60. Aveva vinto il Giro d'Italia e il campionato del mondo rispettivamente nel 1965 e nel 1968. Noi vogliamo proporvi un episodio del processo alla tappa del 1969, dove inaspettatamente, nel corso di quella puntata condotta da Sergio Zavoli, Adorni a sorpresa intervistò Pierpaolo Pasolini dopo aver raccontato una sua vicenda personale. Il dialogo tra i due è molto bello per due motivi. Innanzitutto per la sorpresa che all'epoca la televisione ci regalava così poco spesso, che è quella di un intervistato che diventava intervistatore e che intervistava uno dei più grossi intellettuali italiani, e poi anche per la sincerità e la schiettezza sia delle domande che delle risposte, e che eravamo naturalmente obbligati a riproporvi nel momento della scomparsa di uno dei due grandi protagonisti, non solo dello sport, ma anche della vita sociale del nostro paese, che è stato Vittorio Adorni. Buon ascolto e buona visione. Pasolini vorrebbe chiedere qualcosa a Pacone. Ecco. Beh, vorrei chiedere che nesso c'è, che nesso logico c'è tra quello che ho detto l'anno scorso e il breve commento che ha fatto poco fa a proposito di quest'ultima della tappa di ieri, mi pare. Mi pare che l'amarezza dell'anno scorso si sia trasformata quest'anno in una specie di polemica più viva, meno angosciata, insomma. L'anno scorso Prima di tutto, forse. Tacone, ti chiedo scusa dell'interruzione. Lei sa con chi sta parlando, sì? Sì, senz'altro. Anzi, voglio fargli i miei complimenti perché sono oltretutto un suo ammiratore. Ah, bene, sono contento, mi fa piacere. Appunto, stavo dicendo, l'anno scorso forse sono partito dal Giro d'Italia con un morale troppo depresso. Il pubblico non sapeva che avevo perso una bambina 15 giorni prima della partenza del Giro d'Italia e Dio solo sa quando ci tenevo. Adesso ne aspetto un'altra e speriamo che sia più fortunata questa volta. E ho capito benissimo che la vita continua e bisogna tenere duro, stringere i denti e guadagnarsi sempre il pane. Ho scelto questo sport perché per me, oltre che lo sport, risulta un mestiere, un modo come un altro per guadagnarsi da vivere. E quindi sto ritrovando una nuova vigoria. D'altronde ho appena 29 anni. Non può essere un corridore finito così, devo ancora lottare, devo cercare di dare qualche cosa di me stesso, visto che ancora ce l'ho. Ecco, ha detto la frase più saggia, la vita continua. E se Pasolini vuole replicare, naturalmente ne ha la possibilità. Beh, da replicare non ho niente, mi complimento con Tacone, non soltanto perché è un bravo ciclista, ma anche perché mi Ecco sembra un bene. uomo molto onesto, limpido e chiaro. Scusa, Zauri, c'è un personaggio? C'è Adorni al tuo fianco? Sì. Vogliamo fare questo confronto, scusa, Adorni Sì, Pasolini. benissimo. Pasolini è pronto per ascoltare le domande di Adorni. Possono intervenire anche Brera e gli altri, naturalmente. Vittorio? Ma qui stiamo invertendo un po' le parti. È Adorni che deve chiedere o Sì, Pasolini? Non l'ho capito è bene. Adorni che deve fare delle domande a Pasolini. Ah, molto bene. Sono io. Beh, non è facile fare delle domande a Pasolini, un grosso personaggio come lo è lui. Io vorrei chiedere una cosa, come mai Pasolini si trova nello studio a Roma in un processo alla tappa? Perché è venuto nello studio a Roma il processo alla tappa? È venuto per farsi pubblicità a lui oppure è venuto per vedere se c'è qualche nuovo caso per poter fare un film oppure per scrivere dei libri? È convinto che nel ciclismo siano solo dei pedalatori, solo dei sfaticatori della strada oppure lei stesso è convinto che ci sia dentro qualcosa di buono a tirar fuori, magari qualche bella storia, qualche bel personaggio da scrivere, oppure anche qualche film da fare. Vorrei sapere questo. Ma sono venuto qui perché mi è stato chiesto, devo dire, lo confesso sinceramente. E siccome mi è difficile rispondere di no, ho detto di sì. E in questo caso il dire di sì mi è stato molto facile. In altri casi, naturalmente, dico di no quando la cosa è grave. Ma venire qui mi piaceva perché il ciclismo è uno sport che amo moltissimo e l'amo e lo amo da 20 anni, già quando ero ragazzino. Non so, per esempio, lei sa chi era Canavesi? Era un corridore che correva 20 anni fa, ecco, tanto per dirne uno. Quindi sono venuto qui semplicemente per amore del ciclismo. Però stando qui, come sempre succede, poi nascono le sorprese, le cose impreviste. Per esempio, ho visto due facce che veramente prenderei in un film.
c'è la faccia di Dancelli e la faccia di Taccone. Vittorio, soddisfatto? No, io vorrei scusarmi, non volevo offenderla e neanche volevo criticarla. Era solo che noi abbiamo qui di fronte un grosso personaggio e volevo sapere un po' le sue impressioni, perché generalmente i giornalisti ci investono sempre delle solite, un po', le solite domande, non che gli voglia male o che non sappiano scrivere o che non sappiano fare dei buoni articoli, però è un po' sempre la solita storia, i rapporti, perché sono scappati, perché hai mangiato o non hai mangiato, sei andato in crisi di fame. Siccome lei è un grandissimo scrittore e tutte le cose che ha fatto sono state un po' elogiate, criticate, elogiate, però la pubblicità è l'anima del commercio, parlarne bene e parlarne male va sempre bene. Mi scuso ancora con lei, vorrei sapere però da lei una cosa, lei crede veramente che in questi corridori, una cosa veramente sincera, siano dei sfaticatori di strada oppure crede che ci siano dei personaggi diversi dal pedalatore al di fuori della corsa? Ma naturalmente questa distinzione non la farei mai. Cioè non ho mai un'idea schizofrenica del mondo, nessuno è mai diviso tra pedalatore e uomo. È chiaro che tra i ciclisti ci sono degli uomini con i loro casi interessanti, proprio quello che è venuto fuori da quello che ha detto Taccone è una vicenda umana molto interessante, molto commovente, non ha niente a che fare con un pedalatore così. E quindi anche nel ciclismo evidentemente c'è del materiale ricco anche di possibili ispirazioni, perché no, anche per uno scrittore.